Prepariamo una rotazione in piedi per mobilizzare e tenere agile la nostra colonna vertebrale. Cominciamo a sistemare i piedi aperti all'altezza del bacino, dritti e paralleli. Controlliamo che le ginocchia siano morbide, ma non cadano all'indentro, quindi restano diritte e parallele. Il nostro bacino lo ruotiamo leggermente in avanti, anteroversione del bacino. Le natiche che tengono, l'addome libero di respirare. All'inspiro allunghiamo le braccia al soffitto, agganciamo le mani e allunghiamo tutta la colonna. Il mento è rientrato e il centro del capo allunga verso l'alto. Espiro, braccia a croce. Mantenendo il bacino e le gambe ben salde, cominciamo a far ruotare il busto in un lato e poi nell'altro. Lasciamo il movimento libero. All'inizio sarà un movimento breve, leggero, poi mano a mano che la nostra colonna si scioglie, il movimento diventa più ampio. E cominciamo a rimbalzare su un lato e poi sull'altro, come fossimo un elastico. A un certo punto il movimento torna a ridursi. Fino un po' alla volta a fermarsi al centro. Quando siamo al centro, controlliamo nuovamente le gambe stabili, in posizione corretta, anteroversione del bacino, braccia forti fino alla punta delle dita. Inspiro, ruotiamo il palmo verso l'alto, riportiamo le braccia al soffitto, allunghiamo la colonna e poi lasciamo andare. Ah, rilassiamo le spalle, il collo e torniamo nella posizione eretta. Ascoltiamo gli effetti di questo movimento sulla colonna. Le altre posizioni le possiamo vedere sul sito siamodonne.it.